E ben a tutti ragazzi, sono Lykes. Oggi siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale, come potete vedere. E in questo video andremo prima a sbloccare la nuova emoticon, o almeno ci proviamo perché 3 volte ho fatto la sfida e l'ho persa. Poi andremo a sbloccare un baule leggendario nelle missioni, il baule della corona e il baule del clan della war di prima posizione e un baule azzecca. Allora, innanzitutto proviamo a vincere questa sfida. Intanto cambiamo location, vabbè, per motivi di comodità. Allora, intanto vi tolgo l'audio, se no. Ok. Allora, aspetta. Perfetto. Andiamo mini pecca. Andiamo razzo. E prendiamo il piccone gigante. All'inizio sì, probabilmente l'audio era doppio perché non scordavo di toglierlo. Però vabbè, dettagli, perché fate caso. Ok, qui do vari le goblin, che le frecce ovviamente andranno a cazzo dopo. Andiamo di minatore. La Valchiria che torna indietro, vieni Valchiria. Prima che non sparava. Il minatore è morto un secondo prima. Ecco. Mega Scherro, che non serviva assolutamente. Anche la clone, vedete perché vi dico, ho perso le partite prima, cioè guardate che mazzi di imbarazzanti con cui c'avevo contro. Comunque sia, vediamo se il boia riesce ad andare a torre. Mai nella vita. Però stavolta ci abbiamo le frecce. E niente, non è. Questo ci ha riportato un pochino in vita. Allora, adesso concentrati, proviamo a ripartire col Pegasus. Lui tira la scintilla, comunque noi la possiamo togliere col razzo. La tirare dietro meglio ancora perché possiamo prendere la dor, bravo. Proprio i giocatori intelligenti. Quando uno dice perdi, perdi perché sei più forti con gli altri, no, perdi perché il gioco non ti fa vincere. Però anche adesso, no? Mega Sgherro, sai che c'ho gli sgherretti, no? Perché dire Mega Sgherro? Se il Pekka mi mira la Valchiria, però vabbè, dai. Sgherri non toccati dalla torre, bene. Partiamo col minatore, così salviamo i sgherretti. Ancora questo barile, ci provi? Non sei, se non puoi. E prendiamo la torre. E il Mega Sgherro non ci arriva a torre nostra, arriva mezzo morto, quindi non c'è problema, ripartiamo di qua. A meno che non tira qualcosa, anche la clone è tirata, no? Quella scintilla che non so se andare a difendere col razzo stavolta, perché se io riesco a tirare questi dovrebbero bastare. Sì, perfetto. Adesso peccato che non posso togliere il Lord dei Scheletri che non mi sta tirando. Tanto togliamo il barile. Allora, pecca difensivo. Vediamo se riusciamo a arrivare al boia. 10 secondi. Lui tira la veleno, che non ce la dovrebbe fare assolutamente. A parte con quel barile perché non ho le frecce. Non so perché non ho le frecce. Vabbè. Allora, giochiamo così. Boia che rimane staccato dal Pekka. Bene. E continua a fare le hit. Ok, adesso dobbiamo togliere quella scintilla che potrebbe essere più problematica delle altre volte. Razzo, frecce. Toglieremi quella Valchiria maledetta. Ok, se riusciamo a fare questo.
questo. Ok, perfetto, facciamo l'ordine di scrivere bene. Boia tattico davanti che toglie tutto. Non ho ancora le frecce, infatti è quello che temevo. Grazie che mi hai zappato così mi hai girato il boia. Peccato che sia morto. Peccami di pecca. Sui pecchi. Io di rimbrevi. Appunto. Andiamo a provare a curare il boia e il pecca. Che riesce a togliere la Valchiria. Scintilla, raggio facile. Non riesco a tirare raggio sulla torre, però. Mini pecca. Curiamo il tutto per riuscire a togliere quelli scheletri senza troppi danni. Proviamo così. Vediamo se ci riusciamo. Vai, vai boia, vai. Raggio per noi e andiamo a sbloccare la nuova emoticon. Perfetto. Finalmente dopo 4 volte che ci provo ce l'ho fatta, 3-4, non mi ricordo più ormai, ho perso il conto. E eccola qua. Inoltre andiamo a vedere questo power 900 euro, un per i mini pack, grazie. E niente, importante. Andiamo a vederla, la mettiamo subito al posto di... direi del questo che bacia la coppa e come risultante si sta, apriamo prima il bowler attento. Oh, epica sul bowler attento, va benissimo. Poi il bowler, la corona, 220 bombaroli, 42 fili di ghiaccio, un'altra epica, l'acquisto, bellissimo l'acquisto. Poi ok, baule magico e ci siamo. Torniamo alla mini collezione. Baule magico, sì, baule leggendario, tronco principessa, drago infernale, leggermente inutile come potete vedere perché me ne mancano 9, però non ci lamentiamo. Adesso andiamo a vedere il baule la stagione, la war. Prima posizione, lega leggendaria. Allora, 8.820 di oro che sono bellissimi, 47 gang di goblin che non sono male, 47 mortai, 26 magascherti ottimi, 45 scaricuccioli vanno bene, torri infernali, palla di neve ottima che devo portarla su, cioè devo portarla su, devo farla arrivare al livello massimo delle carte così dopo ci guadagno l'oro. Archi X, posso trovare io 16 archi X e cosa ci faccio con 16 archi X? Dammi 16 mongolfiere che sono tipo 7000 di oro? No? Non me ne dà. E leggendario sempre tronco o principessa? Una volta me la dai? Quindi 2 su 10. Piano piano, anche questa è inutile. Tanto qua c'è da fare la battaglia della war che farò dopo. Ok, allora direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto a tutti e bella. Maybe I should get back to battling. Oh, one more video couldn't hurt, right? Subscribe.